Quest'oggi parliamo di SUN, Servizi Urbani Novaresi. Ultimamente ho visto dei video, un video fatto da Video Novara, dove c'era presente il presidente della SUN, Marzio Liuni, che è l'amministratore unico della SUN, tra l'altro, intervistato da Gigi Santoro. Io ho avuto diversi contatti con Marzio Liuni in questi ultimi mesi, sempre per quanto riguarda i portoghesi che vanno nei pullman di Novara. Parlo dello scorso anno, della primavera di quest'anno. Marzio Liuni, io dovevo fare un'intervista ad Alessandro Canelli, ho incontrato lui nell'atrio del comune, poi ci ha seguiti nello studio del sindaco, e lo stesso mi diceva: forse ho risolto il problema di quelli che non pagano i biglietti del pullman. E gli ho detto: spiegamelo, perché sai, è un problema annoso per Novara, i novaresi sono molto arrabbiati. Mi diceva: guarda che c'è un paese, non so se è Pavia, Vigevano, dove un sindaco, oltre a sanzionare e a far sanzionare quelli che non pagavano nel pullman, si era rivolto alla magistratura, si era costituito come parte civile e li aveva querelati. Ho detto: perché non fai un lavoro del genere anche a Novara? E lui ha detto: sì, stiamo valutando l'opportunità di farlo. E lì, quando fece l'intervista a Video Novara nel programma di Gigi Santoro, disse che stava valutando l'opportunità di mettere dei pubblici ufficiali, si parlava di vigili urbani o questura, perché gli autisti venivano aggrediti dagli utenti, qualcuno era stato aggredito vicino alla stazione, stavano valutando morale, tanto per non andare a farla lunga. Io stamattina, oggi è giorno 27, stamattina alle 11 e 11 minuti, sono preciso, ho preso il pullman alla fermata, il pullman numero 8, alla fermata di via Bonzanini, ok? Lì normalmente il pullman si ferma 5-10 minuti, dopodiché poi riparte, perché la fermata d'obbligo per, non so come si chiama, capostazione, una roba del genere, comunque capolinea, mi dicono dall'altra parte che è capolinea, ogni tanto ero a capolinea, ho detto: fammi vedere, perché con Gigi Santoro ne avevamo parlato e secondo noi il pullman dove c'era il maggior numero più alto di gente che non pagava, si era riscontrato che era l'1, l'8 e il 6, e poi spesso e volentieri anche sulla circolare. Stamattina ho detto: fammi prendere il pullman al capolinea, tanto per gradire. Entro, timbro, dopo di me c'era un ragazzino che poteva avere 20 anni, aveva l'abbonamento, l'autista gli ha detto al ragazzo: ma te il biglietto? Perché il pullman era fermo. Dice: c'ho l'abbonamento. Allora devi fare come il signore, devi mettere il tesserino vicino alla macchinetta e io voglio sentire il bip. Il ragazzino ha tirato fuori il tesserino, tip, ha fatto il bip, si è seduto vicino a me. Alle 11:11 il pullman è partito dal capolinea. Prima fermata, via Casorati. È salito un extracomunitario di colore con delle scarpe lucidissime, un pantalone rosso, sembrava appena acquistato, un bel giubbotto di pelle nera tipo chiodo, vestito bene, col suo bel cellulare Samsung 8 alle mani. Volete sapere cosa ha fatto? Non ha pagato il biglietto. Andiamo avanti, passiamo dall'LD, dalla Tigros, poi gira per andare in Corso Milano. Il pullman si ferma dove c'è il convivio, entra dentro,
una marocchina abbastanza robusta e anziana, con dietro magari credo il marito più magro, sempre marocchino, e aveva due biglietti in mano. Va alla macchinetta per timbrare, la donna che si era già seduta si rivolta a lui dicendo: oh, non timbrare. E lui dice: ma perché? Ma tanto qua non entra nessuno per controllare. E il pullman riparte. Fermata successiva arriva su una donna di colore con un bambino, sempre col cellulare in mano, posteggia la roba, la carrozzina, e si mette al telefono e non timbra. Così l'andazzo era: due persone hanno pagato il biglietto, man mano che saliva era più gente che non timbrava che la gente che timbrava. Per ovvie ragioni alla stazione si è cambiato autista. L'autista che c'era prima, che non è che si è fermato col pullman a dire: bella gente, ma voi il biglietto non lo timbrate? No, lui ha tirato avanti, si ferma alla stazione, cambia autista, viene su una donna, lui va via. Strada facendo loro scendevano senza pagare biglietti. Morale, ho visto com'era l'andazzo, sono sceso per non incazzarmi ancora di più, perché la gente che era lì era molto arrabbiata, caro Liuni, molto arrabbiata, perché vedeva e constatava che gli extracomunitari sembrava che avessero un pass qua con su scritto: siete dei coglioni voi che timbrate. Era molto arrabbiata. Io che non stavo zitto neanch'io, capisci che non potevo picchiare l'autista, perché l'autista può intervenire solo se ha ordini dall'alto. Se non ha ordini dall'alto, visto che ha un interfonico o una macchinetta, come si faceva una volta, si schiaccia un pulsantino e si chiede l'aiuto del controllore. Perché non vengono più i controllori a controllare chi paga i biglietti? E c'è qualcosa che non funziona, non c'è più personale. E per fare il pareggio di bilancio abbiamo fatto dei tagli. I tagli, se li fai, ti tagli i coglioni da solo. Perché io vorrei sapere onestamente quante centinaia di migliaia di euro vengono evasi da queste persone qua. Perché non si provvede a buttarli fuori, nella verità? Ah, non è finita. Io alle 12 di oggi, alle 12 meno 10, ho avuto la lungimirante idea di telefonare al presidente Marzio Liuni e gli ho detto quello che sto dicendo a voi. E dice: ah, ma sai, stiamo prendendo provvedimenti. Io sto lì, dico ai cittadini che mi ascoltano: ma Marzio Liuni, ma questi provvedimenti qua quando li attui? Una volta mi dici una cosa, una volta mi dici un'altra, però io quando vado nei pullman non vedo quello che tu mi dici. Io da contribuente, da persona che contribuisce a far funzionare le linee urbane, perché i biglietti li pago, ti chiedo da cittadino novarese, ma mi faccio carico di quelle tre persone che io rappresento. Sai che io solo a Novara rappresento tre persone: Mimi Cocò e Carmelo il Pazzo. Siccome rappresento quelli e con me fanno quattro, ti chiedo a nome di quattro persone che rappresento: ma queste belle iniziative tanto annunciate alla stampa, in televisione, anche con noi l'hai detto, quando le attui? Almeno per Natale possiamo vedere qualche cambiamento su quei numeri che ti ho citato prima, delle linee che ti ho citato prima, che tu mi hai detto che un po' non è solo queste linee. Oggi telefonicamente mi hai detto che sono anche altre linee e diverse fasce orarie. Io ci vuole uno studio particolare. Prendi due persone, un vigile urbano e un controllore, te li sbatti su una linea e non te li muovi più per una settimana. E poi la settimana successiva fai un'altra linea. E la settimana successiva fai un'altra linea. E poi ritorni ancora sulla linea che avevi fatto precedentemente. Cioè, ti chiedo, si può fare? Credo proprio di sì. Credo proprio di sì. Ci vuole solamente un pochettino di voglia.
e quando li becchi e li sanzioni, in automatico, tu mi hai detto che ci vogliono 7 multe, per, me l'hai detto oggi per telefono, per fargli la denuncia penale. Allora, facciamo in modo che queste persone qua arrivino alla 7ª multa. Magari quelli che non ti pagano il pullman sono quelli che sono richiedenti asilo. O sono esenti quelli che richiedono asilo. Cioè ci costano 38 euro al giorno, li vestiamo, gli diamo da mangiare, li facciamo girare gratis nel pullman, alla fine cosa vogliono? La ciornia? Ci manca solo che gli diamo le prostitute per scaricare le loro tensioni fisiche e non farci violentare qualche donna, come è successo in passato a Novara. Ragazzi, qui abbiamo aperto le gambe e qualcuno ci sta trombando a vita. Io non ci sto, io non ci sto a quest'andazzo del cazzo, ok? Perché io non lo voglio dietro che continuano a spingere, perché quando fa male io mi ribello, e siccome a voi più vi fa male più godete, dico basta. I cittadini novaresi stanno dicendo basta. Non vi lamentate se poi noi onesti cittadini non prendiamo il pullman, perché ci sentiamo penalizzati nei confronti di chi lo prende gratis e ci fa anche il sorrisino per prenderci per il culo. Io ho il modo di dialogare un po' sconcio, so che magari a tanti perbenisti di Novara dà fastidio, ma purtroppo la realtà è questa. Ragazzi, qui o facciamo muovere tutti, ci muoviamo tutti insieme, come dissi a tempo dietro al sindaco Canelli, che si era pure arrabbiato con me, o ci sculettiamo tutti, perché noi possiamo collaborare. Io posso anche prendere la telecamera e fare i filmati di nascosto, ma una volta che io ti do il video, tu li devi sanzionare, perché non è che io devo fare io il vigilantes gratis alla mia veneranda età. Tu hai il personale ben pagato, lo pigli, lo sbatti nel pullman insieme a qualcuno dei vigili urbani che magari è in ufficio, non sto dicendo la squadra operativa, magari qualcuno che lavora meno in ufficio presso la polizia urbana, lo prendi, c'ha sempre la sua bella divisa, è un pubblico ufficiale, incominciate a sanzionare. Bisogna sanzionare, e dopo 7 multe, denuncia civile, penale, fate vobis con i vostri avvocati. Se è un richiedente asilo e c'è la denuncia, hai visto mai che magari non gli concedono l'asilo e ci liberiamo di questi che hanno pensato che Novara e l'Italia sia il paese del ben godi? Qui non gode più nessuno, godono solo gli extracomunitari. Credo che per Natale ci dobbiate fare il regalo di Natale a noi cittadini novaresi, mettendoci una pietra tombale una volta per tutti, sanzionando questa manica di disgraziati che prende per il culo il cittadino novarese, l'italiano e lo Stato italiano. Questi, prima di venire in Italia, fanno un corso accelerato del codice civile, penale, amministrativo in Libia, vengono qua, sanno la legge come funziona, e te che ce lo picchiano nel di dietro. Basta, basta. Se qualche politico con la mente fertile che vuole accogliere, perché sono portatori di cultura, io dico a quel politico che dice che gli immigrati sono portatori di cultura, che magari a marzo gli daremo una risposta al portatore di cultura. Dico, caro portatore di cultura, te che ti becchi il voto quest'anno, te che vai al governo, te che ti prendi la poltrona, tutti a casa, avete rotto l'anima, non vi vogliamo più, ci avete riempito l'Italia di gente che vive sulle spalle degli italiani, sta in albergo mentre gli italiani muoiono di fame e stanno al freddo. Alla prossima!